questo punto, dopo questa interessante dissertazione di Michele Pizzinga, farei intervenire nel dibattito la professoressa Parisi, che è un'esperta di storia del pensiero economico. Mi pare che ci sia un po' uno scontro anche di dottrine, no? Prima un intervento da parte del pubblico parlava di pensiero unico si intende la dottrina neoliberista che dall'inizio degli anni 70, forse anche prima, ha dominato il mondo economico, e poi forse dal 2008 in poi mi pare che ci sia stato un po' un punto di rottura, stanno venendo fuori quelli che vengono chiamati economisti eterodossi, cioè che contestano la dottrina unica del pensiero neoliberista. Ecco, chiederei alla professoressa Parisi di illuminarci su in che momento stiamo vivendo. No, non credo che riuscirò a illuminarli, comunque qualcosa lo dirò. Certo, sentendo gli interventi di questa mattina, ci sono molti collegamenti con quello che io dirò, però mancheranno molte cose. Io ero partita i giorni scorsi pensando a due cose. Primo, al Financial Times. Il Financial Times è dal 1888 il quotidiano più importante che informa in tema finanziario. Ha iniziato nel 1888 come Financial Times in Londra, poi si è esteso nel 1997 con l'edizione statunitense e nel 2000 anche con l'edizione tedesca, in lingua tedesca. Quindi diciamo che ha un ampio pubblico. Ecco, il Financial Times ha lanciato quest'estate una campagna che è intitolata We Live in Financial Times, noi viviamo in tempi di finanza, e ha lanciato questa campagna per cambiare la propria immagine, con l'intento di cambiare la propria immagine. Con l'intento di cambiare la propria immagine per far capire maggiormente al lettore come i temi finanziari siano collegati all'economia reale, ai temi dell'economia reale, e come i due settori non vadano assolutamente scollegati. Ci sono alcune immagini che il Financial Times ha lanciato per spiegare come la finanza non va vista, non andrebbe vista se fosse collegata, se venisse collegata con i temi dell'economia reale. Tra queste immagini ce ne sono due particolarmente efficaci che io avrei voluto proiettare qui. Una riguarda le acquisizioni e le scalate, ed è un'immagine enorme di pesce-cani che si mangiano uno con l'altro. L'altra immagine, ancora più efficace, ritrae una piccola isola, che raccoglie stretti, molto affollata come isola, che raccoglie tutti i punti chiave della finanza mondiale. Raccoglie l'Arche de la Défense in Parigi, alcuni palazzi di Shanghai, di Hong Kong, il Petronas Tower di Kuala Lumpur, la Shifty Stone Building in Chicago, la Commerzbank Tower in Frankfurt, il New York Stock Exchange, il Taipei 101, The Jerkin in London, Transamerican Pyramid in San Francisco, Landmark Tower in Yokohama. Tutti affollati in questa piccola isola in cui non c'è nient'altro se non questi palazzi. Ciò a cui
la riflessione a cui il New York Times vuole richiamare è che queste immagini ci mandano un messaggio. Il mondo è interpretabile in termini di business del settore finanziario, come molti giornali finanziari e economici sembrano proporre. Non è interpretabile così il mondo, perché semmai il settore finanziario è come un velo, una rete che raccoglie, che si dipana su tutto il resto, che in questa piccola isola in cui ci sono tutti i centri finanziari ci sono, perché tra un centro finanziario e l'altro c'è tutto ciò che fa finanziare, che fa funzionare questi centri finanziari. Che rende efficienti questi centri finanziari. La finanza non è solo un click sul computer, la finanza è gestita anche in centri finanziari fisicamente esistenti, in cui ci sono uomini che fanno le pulizie, ok? Tra l'altro, oltre a tutto il resto, in cui funziona l'aria condizionata e se non funziona qualcuno interviene, ok? Quindi il Financial Times ha lanciato questa campagna per darsi un'immagine di respiro maggiore, e perché questa immagine venga raccolta dal pubblico. Ok, questa era una cosa a cui io tenevo molto, perché mi sembrava molto importante, anche perché avrei voluto iniziare con queste immagini che erano secondo me molto efficaci. Ok, l'altra riflessione che io ho fatto nei giorni passati è che quando io insegno nel mio corso da tantissimi anni di storia del pensiero economico, ho insegnato che le crisi per moltissimi decenni sono state considerate un elemento fisiologico del sistema economico. Potevano essere crisi di 4 anni, crisi di 8 anni, crisi di 20 anni, secondo le interpretazioni, ma erano elementi fisiologici. Il sistema andava, non aveva un andamento lineare, ma aveva un andamento ciclico con delle crisi periodiche. E quando nel XVII secolo c'è stata quella che noi chiamiamo la bolla dei tulipani in Olanda, non c'era un termine inglese per questa bolla dei tulipani, venne chiamata tulipomania, mania dei tulipani, il che vuol dire che veniva considerata non una crisi, cioè qualcosa di anomalo rispetto alle crisi che il sistema economico poteva avere fisiologicamente. E allora mi sono anche detta, quando è ovvio, le crisi non sono più state considerate qualcosa di fisiologico dal 29. E allora qui qualcosa forse di che può essere collegato a quello che è stato detto stamattina, di interessante può essere detto, cioè che Franklin Delano Roosevelt, eletto nel 1933, nel 1933 entrò nella stanza ovale e per prima cosa decise di nominare Ferdinand Pecora a capo di una commissione che investigasse sugli eccessi speculativi che avevano favorito la depressione. Ferdinand Pecora interrogò l'elite della finanza e svelò tutto lo svelabile. Fu promulgato il Glass-Steagall Act,
e le leggi che hanno dato vita alla Securities and Exchange Commission. L'NBR, in occasione della crisi attuale nostra, ha fissato l'inizio della crisi al dicembre 2007. Però non c'è stato nessuno che sia entrato in una stanza ovale o di qualsiasi altra forma e abbia detto: cacciamo tutti gli speculatori, senza dire la crisi è causa degli speculatori, perché Roosevelt non ha detto questo, ma ha detto: gli speculatori ci hanno marciato, ok? E tutti noi sappiamo che questo è vero. Questa era una cosa che ci tenevo molto a dire. Poi c'è un terzo argomento che è stato toccato stamattina, che è l'argomento, anche lei l'ha affrontato. Noi ci troviamo in Europa in un momento di crisi in cui cediamo parte della sovranità, ognuno degli stati cede parte della sovranità all'Europa e ognuno di noi accetta meccanismi, vorrebbe che il proprio stato accettasse meccanismi di regolamentazione in una logica sovranazionale. Queste due cose sono molto difficili da fare, perché secondo me? Tutte le scienze sociali in Europa sono viziate da quello che si chiama nazionalismo metodologico. Qualsiasi operatore economico, dal consumatore al produttore, all'operatore di finanza, considera che il proprio obiettivo sia quello del vantaggio individuale e quello del vantaggio della propria collettività, e considera la propria collettività e il proprio Stato a dir tanto. Quello che anche gli scienziati fanno così, cioè anche gli scienziati sono viziati da questo nazionalismo metodologico, gli scienziati sociali, per cui pensano al vantaggio della propria nazione in genere, ragionano in termini di vantaggio nazionale e fanno fatica a ragionare in termini di vantaggio europeo, in scala europea. Questo è particolarmente vero se si esce da tutti i discorsi che abbiamo fatto, che sono stati fatti stamattina, e si pensa che qualsiasi associazione per la difesa di diritti minimi, di diritti individuali, ha in genere una base nazionale, non ha una base europea. Qualsiasi associazione scientifica ha una base nazionale, non ha una base europea, e questo è un grosso vizio. Questo porta a una difficoltà enorme di diffondere una mentalità europea. Questo discorso è stato messo in mezzo, secondo me, persino da Calamandrei quando ha fondato la rivista Il Ponte nel 1945. Non è un discorso nuovo, eppure è un discorso che non prende assolutamente, che non si radica. Probabilmente è un discorso di learning by doing, cioè che dobbiamo imparare piano piano facendo, come ha detto il dottor, non mi viene, Roma non si è fatta in un giorno,
l'Europa non può farsi in 50 anni dopo delle guerre. Se consideriamo la seconda guerra mondiale, tra l'altro, come una continuazione degli effetti della prima, e quindi dopo decenni di guerre e di competizioni, in cui la popolazione è cresciuta competitiva nei confronti delle altre nazionalità europee. Ok? Basta. Grazie. Giannina Punto. Sì, mancano all'appello Paolo Sassetti e il professor Chevalier, a cui chiederei poi di fare un intervento conclusivo per riassumere un po' il tutto. A Paolo Sassetti, essendo analista finanziario indipendente, chiederei come si traduce nella pratica di tutti i giorni nel mercato finanziario tutti questi dubbi e incertezze che ci sono a livello macroeconomico, perché qui sia con gli interventi di prima che adesso mi pare che i problemi ne sono stati sollevati parecchi. Ecco, nell'operatività quotidiana cos'è che si vede? Ma vorrei, prima di rispondere alla sua domanda, fare un piccolo riferimento alle cose che sono state dette, perché ci sono state una serie di spunti estremamente interessanti. È vero che Roma non si è fatta in un giorno, però vorrei citare anche un altro detto romano: che mentre Roma si è discuto, Sagunto viene spugnata. Cioè, per tornare ai discorsi più generali di politica economica, quello che ho cercato di dire anche nel precedente intervento è questo: noi stiamo continuamente discutendo in maniera assolutamente corretta come affrontare i problemi strutturali che hanno generato la crisi, e che sono, e mi allaccio al discorso di Pezzinga, ha ragione, non sono prevalentemente originati dal settore finanziario, con alcune eccezioni che dopo dettaglierò, ma sono gli squilibri dei bilanci degli stati, sostanzialmente l'insostenibilità di modelli di sicurezza sociale, di reddito non collegati alla produttività. Le eccezioni sono, ecco, però noi stiamo ragionando in termini strutturali, quindi come aumentare la produttività, sono tutte azioni che richiedono lungo tempo. Quello che io lamento è che manchi una politica congiunturale di tipo europeo, cioè ci hanno sempre insegnato che abbiamo una politica strutturale che sono le riforme e che richiedono tempo, perché Roma non è stata fatta in un giorno. Ma poi abbiamo una congiuntura drammatica che, se noi non affrontiamo tempestivamente, peggiora la possibilità di effettuare le riforme strutturali, perché noi abbiamo una situazione di avvitamento. Allora, la Grecia sono 5 anni che è in recessione, la Grecia. L'Italia ha dei problemi che sono quantitativamente molto inferiori a quelli della Grecia, quantitativamente molto inferiore, ma qualitativamente sono molto simili. Cioè abbiamo soffitto una crisi, cioè noi rischiamo come paese Italia di avere alcuni anni di recessione di fronte a noi, questo è il nostro rischio. Quindi noi abbiamo bisogno di una politica congiunturale che non può essere fatta con i vecchi strumenti di spesa pubblica, non può essere fatta in quel modo, ma deve essere ripensata. Per quanto riguarda le eccezioni alla crisi, ha ragione Michele a dire, Pezzinga a dire, la crisi non è stata generata, con qualche eccezione però, con qualche piccolo elemento, dunque, che attribuisce, poi la professoressa potrà dire se è un'interpretazione azzardata, allo shock della Lehman Brothers, un meccanismo di innesco anche psicologico della crisi internazionale. L'Irlanda ha severamente aggravato i suoi problemi di bilancio col salvataggio di banche ipertrofiche rispetto alla dimensione del paese. Quando una nazione come la Spagna dichiara di non poter salvare le sue banche, di dover accedere a risorse europee, dichiara che il suo sistema bancario ha operato molto male e che non c'è stato un controllo adeguato. Queste sono tre situazioni, e una di queste è una missione spagnola, che ci devono far pensare di come, cioè, 100 miliardi per salvare le banche spagnole non sono una cifra molto ridotta. Per quanto riguarda poi, e poi risponderò alla domanda, il capitale di rischio, io qui non riesco a non essere italiano, no? Cioè, in generale, sulla
Michele mi cita il caso americano, è vero, io sono un grande sostenitore del sistema americano e del fatto che la finanza possa avere possa rappresentare un modello estremamente propulsivo dell'economia reale, soprattutto tramite l'innovazione. Purtroppo in Italia non è stato così, cioè il capitale di rischio è stato prevalentemente capitale che ha finanziato prevalentemente, non esclusivamente, leverage buyouts, no? Cioè l'idea per me assurda concettualmente che il valore per gli azionisti si estragga dal prendere debito, dall'indebitare, perché c'è il modello, no? Per cui c'è la leva finanziaria che alimenta il return on equity e allora si crea valore col debito. È un sistema che ha il fiato corto, che però è stato il sistema dominante in Italia. Io ho fatto citando un film di successo, ho detto noi abbiamo sperimentato in questo paese la maledizione dei re-leverage buyout, cioè primo buyout su un'azienda funziona anche perché l'aiuta un po' a dimagrire, eccetera. Il secondo è la mano di fallimento. Vogliamo ricordarci la Seat pagine gialle? Vogliamo ricordarci il gruppo Ferretti? Leader nella nautica, nostro gioiello, e che poi dopo col secondo leverage finito praticamente in bancarotta è stato rilevato dai cinesi. E Telecom Italia, che non ha avuto la stessa sorte, ha avuto anche lei dei problemi seri. Il primo leverage è stato probabilmente una cosa intelligente, il secondo un po' meno. Il signor Tronchetti Provera se ne è uscito con le ossa rotte. Quindi per quanto riguarda l'Italia, diciamo, non c'è stata questa, secondo me, non c'è stata la finanza non ha avuto questo ruolo così propulsivo, ha aiutato, si è servita per gestire passaggi generazionali, per carità, ma poi il venture capital da noi è estremamente povero. Consulenti finanziari, consulenti indipendenti, sono interessati per collegarsi al professore, a regole, sono interessato a un funzionamento corretto dei mercati, quindi a regole chiare, logiche, giuste e severe. E se guardiamo un po' alla nostra regolamentazione finanziaria, noi ci rendiamo conto di avere tanti problemi, tanti difetti. Faccio due o tre esempi molto banali per dire, e poi rispondo quindi alla domanda: cosa fa il consulente? Cerca di evocare 1000 trabocchetti che si incontrano sulla sua strada. Noi abbiamo ancora un sistema di performance sui fondi sulle SICAV accettate in questo paese, per cui ho fatto uno scritto per la rivista di Giannina qualche tempo fa, per cui nel 2008, se non sbaglio, c'è stato un fondo che ha perso il 50% del suo patrimonio in linea col mercato e ha pagato una performance fee, perché siccome le performance fee le calcolano mensilmente, siccome in 2 mesi su 12 ha avuto dei rimbalzi, pur avendo perso quel fondo il 50% del suo patrimonio in un anno, ha pagato una commissione di performance. Allora, ci sono delle cose che... Qual è l'approccio del legislatore a queste cose? Cioè, ma è scritto nel prospetto, quindi cioè, tu hai il libero arbitrio di sottoscrivere o meno quel prodotto, ma il risparmiatore medio non è in grado di entrare nella tecnicalità di certe cose. Si va a sottoscrivere un prodotto che può pagare una commissione di performance pur avendo perso il 50%. Qui, secondo me, il legislatore non può dire qui c'è il libero arbitrio, basta che il prospetto informativo parli chiaramente di queste cose e tu lo puoi sottoscrivere, perché non è come un pacchetto di sigarette dove c'è scritto il fumo nuoce gravemente la salute e poi dopo tu sei libero di ammazzarti di cancro, no? Bisogna che il legislatore intervenga su queste materie, sui prodotti derivati ad esempio, e abbiamo bisogno di norme diverse sui bilanci d'azienda, sui bilanci aziendali delle società quotate. Cioè, io voglio qui citare il caso, perché vi lascio la vostra riflessione, che nel 2011 5 banche italiane, le principali 5 banche, hanno subito
perdite cumulative per circa 30 miliardi di euro, va bene? E le hanno tutte manifestate in un singolo esercizio, addirittura in un singolo trimestre, cioè il trimestre prima non c'erano perdite, il trimestre dopo c'erano 9 miliardi di perdite. Allora, abbiamo un codice civile che ci dice che teoricamente le perdite dovrebbero essere fatte emergere man mano che i fenomeni sottostanti si realizzano. Ora, io non credo, non è realistico pensare che perdite di questa dimensione siano maturate in un trimestre o addirittura in un anno, il che vuol dire che nel passato i bilanci di alcune banche non sono stati veritieri, e qui c'è una gravissima carenza dal punto di vista normativo. Io adesso qui non voglio entrare nel merito, perché diciamo, mi sono permesso anche di fare delle proposte, non voglio ripresentarle qui, ma noi dobbiamo disincentivare certi comportamenti, per cui le perdite emergono quando c'è il cambio di management, così è colpa di quell'altro che però è uscito intanto con 40 milioni di buonuscita, va bene, no? Perché per avere 40 milioni di buonuscita ha messo le perdite sotto tappeto. E come si chiama questo comportamento? Non lo so, perché anche da voi. Certamente sono cose che non aiutano la credibilità dei mercati, e sono comportamenti che, oltre a ledere la trasparenza del mercato, lo danneggiano da un altro punto di vista. Questo: se esistono delle situazioni di perdita che vengono tenute nascoste, ma di cui qualcuno è a conoscenza, e che queste situazioni di perdita andranno a generare poi la necessità di pesanti ricapitalizzazioni sul mercato, e siccome sappiamo che le ricapitalizzazioni di primo nei corsi di borsa, cioè se io dico ma tu devo fare un aumento di capitale di 7-8 miliardi, cavoli, i titoli vengono venduti prima, i titoli azionari, questa situazione crea le condizioni ottimali, teoriche, per l'insider trading. Cioè c'è chi sa e ne approfitta, perché sa che la società è in perdita ma non fa emergere le perdite, e chi non sa e non ne approfitta. Non è detto che questo si sia verificato, attenzione, non è detto che questo si sia verificato in questi casi, ma si sono create le condizioni per cui poteva verificarsi. Allora noi tutte queste cose non le possiamo più accettare. Se la finanza italiana è sottosviluppata rispetto alla finanza anglosassone, nel bene e nel male, voglio dire, è anche perché abbiamo delle regole non adeguate. Io credo che la depenalizzazione del falso in bilancio abbia potuto incentivare questo tipo di comportamento. E quindi noi dobbiamo ripensare delle regole chiare, logiche, giuste e severe, dove certi comportamenti vengono finalmente sanzionati. Grazie.